E ciao a tutti bella gente, sono Cazzoglioni Superstar, bentornati in questo nuovo video su Neverwinter. Oggi andremo a fare una guida sul bardo, su come utilizzarlo, spiegherò meglio le meccaniche insomma, di questa classe. Avete visto nel video precedente di oltre mezz'ora, mi rendo conto, la build, ho cercato di spiegarvi tutti i talenti, il perché, il per come, faccio certe scelte. Mi auguro che, oltre a rendermi conto del video che non dura 2 minuti, però mi auguro che nel complesso vi sia stato utile per capire un attimino le funzioni, le skill, il perché, il per come. Quello che mi interessa è questo, perché che riguarda solo vedere la build, basta uno che gli interessa, è interessato solo a quello, ecco, copia e incolla, ha risolto il suo problema, può già chiudere il video. Però ci sono altri che come me magari hanno interesse a capire la build. Secondo me il personaggio lo usi veramente bene quando cominci a capirne realmente i talenti, al di fuori delle schede lì, dei calcoli, delle formule matematiche, bla bla bla. Però un attimino capendo le skill, i talenti e quant'altro, uno ha più chiaro in mente che classe sta usando e sicuramente può utilizzarla al meglio, oltre che essere interessato a farlo, mi auguro, ok? Quindi spero almeno vi torni utili. Allora, in questo video andiamo però a spiegare meglio le meccaniche, che vedo che c'è molta confusione sul bardo. Io stesso non è neanche una settimana che lo uso, però sarà l'esperienza un attimino con questo genere di PG. Ho imparato abbastanza in fretta, ma anche perché mi sono appassionato a questa classe, che ho visto l'ultimo spiraglio nel ciò che mi ricorda un po' i tempi passati nel gioco dove c'erano i buff. Infatti il bardo, ora come ora, è l'unico personaggio support che permette di avere effettivamente dei veri buff. Tutti gli altri che ho tirato fino adesso, una volta diciamo, ho cominciato a capire il bardo, mi sembrano così vuoti e sto utilizzando solo questa classe praticamente, perché mi diverto un botto e fai divertire molto il gruppo. Certo, può capitare comunque che si muore, se poi ci fai draghi, ragazzi, i draghi sono fatti apposta per romperci le balle, per farci morire, insomma, per farci allungare il più possibile sta mod in attesa di qualcosa di meglio, quindi lì pace. E capita anche nelle varie rampe, succede, non è che perché ci può essere un errore nostro, come tocca vedere anche il resto del gruppo com'è. Come sanno giocare, come sono forti i loro personaggi, è un incrocio di cose. Allora, adesso andiamo a spiegare un attimo le meccaniche. Per imparare, per capire già praticamente il 70-80% del bardo, bisogna che voi fate differenza, dividete due cose: i buff che si possono attivare col potere giornaliero. Questi ragazzi mettete quello che vi pare, tanto non lo userete mai, cioè giusto una volta per vedere com'è, ecco basta. Questo è il vostro pane come daily, quindi dovete dividere la parte dei buff che si creano con questa giornaliera e quelli che si attivano con l'ultimo talento sopra della build. Allora, partiamo da quello più semplice, la daily. La daily funziona in questa maniera: ci sono quattro tipi di canzoni che possono creare al lancio della daily dei buff: Flamenco di fuoco, Canto giovanente, Canto difensivo, Studio protettivo. Il primo ripristinerà 100 punti azione a tutti quelli che hanno questa canzone attiva su di sé, noi e i nostri alleati. Canto giovanente darà una cura di 800 di proporzione, una cura di 400 proporzione a chiunque abbia questa canzone ancora attiva. E, canto difensivo riduce il danno al 10%, sempre a tutti quelli che hanno questa canzone attiva su di sé. E scudo protettivo, uno scudo proporzione 800, che poi dipende un po' da diverse classi. Ho visto che c'è, cioè, da diversi personaggi, sicuramente dipende anche dai punti ferita che hanno, perché vedo che alcuni ne metto un botto, altri un po' di meno, e logicamente va anche in base allo scaling di quello che stiamo affrontando. Quindi chiunque abbia, noi compresi, tra noi e i nostri alleati, abbiano queste canzoni ancora attive su di sé, attiveranno questi buff. E attenzione, non uno o l'altro, tutti. Se cioè, noi abbiamo tutte queste canzoni ancora attive, e le canzoni durano da un minimo, la più corta è canto difensivo che dura 10 secondi, che toglie i debuff che abbiamo addosso, tipo avvelenamento, eccetera, e continua a toglierli nel tempo per 10 secondi. È quella che dura di meno, proprio come, infatti, anche la durata del buff è di 10 secondi. Tutte le altre, anche se hanno 20 secondi di durata, partono da un minimo di 30 secondi, 30-36 secondi, addirittura studio protettivo come canzone dura 1 minuto. Quindi capite che avete molto molto tempo per attivarla daily. Vi consiglio di farlo, logicamente, soprattutto in punti pericolosi, perché si attivano tutti questi buff e tanta tanta roba per il gruppo. E per attivarli non importa come suoniate queste canzoni.
possono essere sia libere che suonate voi direttamente nella barra dell'esibizione o salvate negli slot L2, R2 per quel che riguarda PlayStation e poi dopo vabbè, Xbox e PC nei vostri tasti insomma che avete. Quindi qui per quel che riguarda la daily potete cantare le canzoni come vi pare, l'importante è che sui vari obiettivi, noi compresi, ci siano le canzoni base ancora attive, quindi sentitevi suonarle come vi pare. Cosa diversa invece riguarda l'ultimo talento sopra, qui invece non richiede una canzone specifica, a differenza della daily, vedete, nella daily proprio sono richieste le canzoni, no? Nell'ultimo talento invece no. L'importante è che sia suonata una canzone fuori dagli slot rapidi. Fuori dagli slot rapidi, ragazzi, intendo, vedete a sinistra, dove ho queste due skill, sono slot salvati. Quindi quelle, l'ultimo talento della build non si attiverà se le suono da qua, ok? Qui non parte. Quello che vedete a destra, che io posso anche salvarle tutte per impararmi la memoria, non sono slot salvabili, quindi se noi suoniamo queste canzoni qua non funziona, cioè attiveremo il buff dei che io non vedo su di me, adesso non sono in combattimento, mi si attiverà già un buff, questo dura un tot di tempo, se io rilancio anche la stessa canzone non importa, io posso suonare anche tre volte la stessa canzone, ok, e attiverò il buff, lo moltiplicherò per 3 in poche parole, vedete, dice quando suoni una canzone che non si trova in uno slot rapido e sono quelle a sinistra, attenzione ragazzi, conferisci il dono del narratore ai membri del gruppo che si trovano entro 15 metri, effetto varia a seconda del ruolo e dei cumuli fino a, tre volte, quindi DPS avrà un 5% di danno extra per cumulo, quindi per 3, ricordatevelo. Il tank avrà una riduzione del danno subito del 5% per 3 e il guaritore aumenta la guarigione in uscita del 5% per 3, durata 15 secondi. Io adesso, per non perdere il buff, l'importante è che magari durante, prima dello scadere dei 15 secondi, magari rifaccio un'altra canzone. Così per ripartire col buff, ok? Per non vedermelo interrotto. Comunque sia, di tanto in tanto, ragazzi, le canzoni si suonano, quindi questo buff praticamente ce l'avrete sempre, ragazzi miei. Questo, cioè, capito questa cosa, ragazzi, avete risolto il 70, anche l'80% della difficoltà nell'utilizzo del bardo. Il resto è logico, uno dice, beh, imparare a suonare le canzoni non è poco. Allora, io ho cercato di impararmi quelle un attimino un po' più semplici e tengo nella tab, alcune posso cambiare, magari a volte di seconda della situazione, quelle un po' più particolari. Allora, innanzitutto vi posso dire una cosa certa, quella da tenere sempre nello slot rapido è questa, minuetto del difensore. Minuetto del difensore perché è la nostra intercezione, come quella del chierico. O capite che se io devo andare a suonare, non è particolarmente difficile, però se io devo andare a suonare, cioè se io devo lanciare questa canzone qua, vuol dire che un mio alleato, che sia il tank e soprattutto qualcun altro, è quasi morto. Quindi capite che se io devo aprire la tab e suonare questa canzone, perdo del tempo. Mentre invece averlo salvato in uno slot rapido mi permette di lanciarla istantaneamente. Ecco, ho suonato qua l'altra, vabbè. Senza dover star lì, non so, a suonare, ce l'ho direttamente salvata qua, boom. Ed è utile perché salverete la vita tante volte ai vostri alleati, quindi quella vi consiglio di tenerla slottata. L'altra, generalmente, potrebbe essere utile questa, perché non è difficilissima, anche questa qui si impara, più o meno sono tutte uguali, però è un po' lunghetta. Questa cosa ci permette di rimuovere uno status negativo, può essere comoda soprattutto in cose tipo i draghi, ecco, faccio esempio, dove c'è comunque un qualcosa dove si attivano spesso dei debuff, degli stun e quant'altro. Logicamente non tutto può essere rimosso, però cosa succede? Che se noi siamo, non so, stunnati o succede qualcosa durante la fase di esibizione, si chiuderà la tab. Quindi magari noi vorremmo andare a suonare la canzone, ci si chiude la tab, riproviamo, ci suoniamo la canzone e ci chiude la tab. Di conseguenza, vero, già memorizzata qui, basta aprirla, adesso ho usato il contrario, basta aprirla, la utilizziamo, innanzitutto ci toglieremo i malus che abbiamo e continueremo a toglierli nel tempo per 10 secondi. Molto molto comodo. Chi è che chiacchiera sempre qua da queste parti?
Nellas proprio, eh? E questo è quanto. Oppure, quando non ho così necessità di questo, di questa cura, diciamo, di, dagli status alterati, io tengo studio protettivo. Perché fondamentalmente, per quel che riguarda, vi ripeto, la daily, non mi interessa suonarlo in uno slot rapido o meno. E per quel che riguarda l'ultimo talento, posso suonare qualsiasi tipo di canzone, basta che sia fuori dalla tab. Quindi in altre situazioni dove non sono in istanze particolari come i draghi, dove sicuramente serve spesso togliere degli stun, dei debuff, soprattutto di avvelenamento, che durano un botto, oppure di col fuoco, insomma, che durano veramente un botto, questo ci permette di togliere immediatamente, vuol dire tanti punti ferita che rimangono addosso a noi invece di andarsene, e in più man mano nel tempo curiamo continuamente lo status alterato. Quando per esempio i nostri alleati combattono sul veleno, tra le cure nel tempo che ho attivato e questo debuff, cioè praticamente loro non si avvelenano mai per 10 secondi, poi dopo si devono levare dalle balle, soprattutto molti melee che per riuscire a menare tante volte, o per stupidità o perché sono obbligati, devono rimanere sulle pozze. Se no, certi draghi non li meni mai, adesso parlando di draghi, ragazzi, ok? Sicuramente ritorna un talento molto utile. E lì tocca fare domestichezza col suonare canzone. Quello sì, vi consiglio di allenarvi comunque. Tolto questo tabù, vi do un consiglio di iniziare con delle piccole run, giusto per provare che anche se si muore non succede nulla, che sia un maestro della caccia come ho iniziato io, insomma robe un attimino, che se comunque si riesce ad arrivare alla fine e voi avete modo di imparare a suonare le vostre canzoni come quando, e non sprecarle. Tenete conto che un minimo c'è un cooldown di 30 secondi per le canzoni, sono di più, allora Flamenco di Fuoco dura 36 secondi. E questa, ecco, beh, Canto il Giovanente, che sarebbero le cure nel tempo, dura 30 secondi. Voi tenetevi come minimo, diciamo, questi 30 secondi, a parte per studio protettivo che dura un minuto, ok? L'unica cosa che dovete fare mente locale è i 15 secondi prima che scada l'effetto del narratore, quando logicamente siete, non so, ai boss o nelle fasi delle mobbate, eccetera eccetera eccetera. Quindi ogni prima che scada questi 15 secondi suonate una canzone qualsiasi fuori dalla tab, anche una stessa che avete salvato nella tab, nulla vi impedisce di farlo. Magari guardatene una che consuma, ecco, io di solito suono sempre Flamenco di Fuoco perché è quella che mi costa di meno in esibizione, sarebbe la mia barra che mi serve per suonare le canzoni, ok? È quella che costa di meno, mi pare. Beh, anche Fantasia d'Aurora, però questa continua a consumarci nel tempo finché non utilizziamo il gran finale. Quindi basta ogni prima dei 15 secondi, basta suonare una qualsiasi canzone fuori dai tasti L2 e R2 per ripartire con il buff. Punto, basta. Per il resto cercate di evitare in combattimento di usare continuamente canzoni che vi consumino divinità. Sono abituato talmente tanto con la divinità, ragazzi, che ormai soltanto quello che serve. Buonanotte. Una cosa molto utile, perché a volte io tengo studio protettivo nello slot, perché ci sono dei posti dove tocca ancora abbastanza spesso, e a volte i nostri alleati, magari questa canzone qui funziona, che quando si scende sotto il 50% dei punti ferita, in automatico ci cura. Però a volte può capitare che c'è un danno talmente forte che la skill non ha il tempo di reazione per attivarsi. Allora a quel punto cosa succede? Che finché un nostro alleato ha questa canzone attiva, se io la riutilizzo si attiva immediatamente. Quindi a volte può capitare che tutto il gruppo è quasi a metà dei punti ferita, io per evitare che magari gli arrivi qualche botta che possa shottare qualcuno o più membri magari del gruppo, la riutilizzo in modo che mi esplode subito. Vedete, adesso non ce l'ho più, in teoria non dovrei più averla. Sì, ce l'ho, cioè, dura un minuto. Io adesso la rilancio, boom, e mi avrebbe mi rimane attiva perché non ho bisogno di cure, però se avessi anche un punto di ferita in meno esploderebbe. Ok, quindi può essere utile a volte per salvare la vita a più membri del gruppo, altrimenti usate direttamente minuetto del difensore per quel che riguarda un single target. Dunque, intanto io sto utilizzando sta build e onestamente qui mi trovo molto bene. Più avanti, in futuro, appena avrò più domestichezza
con questa classe. Vorrò provare sicuramente anche il talento sotto, anche se molto casuale, quindi qui mi dà l'idea che tocchi veramente imparare a dosare molto bene la propria barra di esibizione. Non dimenticatevi nei momenti morti di utilizzare questo potere incontro, linea di basso, non importa caricarlo fino al massimo. Vedete in base anche all'esibizione che dovete recuperare, se l'avete quasi finita, se è possibile caricatela al massimo, in modo che vi caricherà molta più divinità, molta più esibizione e caricherà anche un bel numero di punti azione, altrimenti basterà suonarla anche per un po'. Suonandola di meno, come vedete, il cooldown è ridotto. Se io la suono al massimo, ho 22 secondi e spicci di ricarica. Se io invece la carico di meno, carico meno barra dell'esibizione, però mi si ricaricherà anche molto prima. Vedete, da 23, che non so perché parla di 22,2 fa a rotonda, invece fa 22,23 il maledetto. E avete visto che ha un cooldown molto più ridotto, quindi durante le fasi di suonate, quando io un attimino ho attivato tutto quello che devo sui miei alleati, non devo attivare nient'altro, dico che adesso ho anche suonato le canzoni fuori dalla barra, da quelle salvate, le ho suonate quelle tutte fuori, ho già il buff del 15% praticamente danni eccetera, posso recuperare un po' di divinità. Boh, poi prima dello scadere del tempo ricomincio a rilanciare una canzone fuori dalla tappa per attivare il buff, e nei casi di emergenza utilizzo quelli negli slot rapidi. Al momento, insomma, una spiegazione abbastanza tra virgolette rapida, spero di essere stato abbastanza chiaro, ci vuole un po' di pratica, però posso garantire veramente, ragazzi, salvo cambiamenti da parte dei programmatori, questo è il buffer, è il support del futuro per quel che riguarda Neverwinter, a meno che non lo distruggeranno come gli altri. Ma per il momento, ripeto, provato questa, gli altri per me sono support vuoti, noiosi. Ho provato a testare ieri con un amico, provando delle code mai abituati con questo bardo. Ho preso il palaile, ma potevo prendere qualsiasi altro support, sia il warlock che il DC. La run è stata molto più lenta, sia in movimento, sia per quel che riguarda proprio il combattimento, è noiosa per me che giocavo. Quindi, insomma, poi ripeto, con tutti se può morire, dipende da noi, dipende anche dagli altri. Ragazzi, il video finisce qui, spero di essere stato abbastanza chiaro, se c'è qualcosa potete tranquillamente scrivere sotto, se avete domande, se avete qualcosa da aggiungere anche, io sono sempre pronto a imparare qualcosa, io sono qui a fare video, non vuol dire che non ho nulla da imparare, anzi, io sono solo contento se mi dite qualcosa che non so, qualora poi avete voglia che io lo condivida con gli altri, perché io condivido quello che imparo nel gioco, quindi per chi la pensa diversamente rispetto, quindi può anche non scrivere nulla. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, logicamente attiva la campanellina qualora vi interessassero nuovi aggiornamenti sul game. Noi ci vediamo alla prossima, buon game a tutti, mi raccomando, fate i bravi, ciao e buon strempallamento a tutto quanto, ciao ciao.